Ed ora vi segnaliamo una pubblicazione che a pochi mesi dall'uscita ha già incassato un grande successo. Parliamo del libro L'Italia in vacca del giovane psicologo sociale Riccardo Caselli, una disamina che racconta la crisi del bel paese vista da un giovane arrabbiato. Un elogio del cambiamento, dell'incrocio dei punti di vista. Ecco come definisce L'Italia in vacca una voce autorevole come Pierluigi Celli nella prefazione. Nel prossimo servizio, appunto, l'intervista all'autore Riccardo Caselli. Vediamo. Allora Caselli, un successo insperato per questo suo primo libro, L'Italia in vacca, che rappresenta attraverso mini saggi, micro saggi, il disagio del mondo giovanile non solo per quanto riguarda la politica o comunque i costumi in generale. Sì, è più inaspettato che insperato, nel senso che io la legittima speranza che potesse incontrare il gusto delle persone l'avevo, proprio perché appunto tocca tanti temi, quindi dal mondo del lavoro e le aziende, le dinamiche aziendali, ma poi passando per cellulari, le mode, i mass media, no? Proprio i messaggi che vengono veicolati, spesso diseducativi, con un occhio di riguardo per i giovani, ma un libro per giovani e non solo, per un paese che si vuole evolvere, svecchiare, ma più nelle idee che nell'anagrafe, ecco. Allora, micro saggi abbiamo definito, non so quanto propriamente, con un'analisi. La sintesi però qual è? Cioè c'è un messaggio alla fine che fa da trait d'union di questi piccoli scritti? Sì, il messaggio finale è unire l'innovazione e l'etica, quindi la capacità proprio di imitare anche alcuni modelli, pensiamo agli Stati Uniti, ma non solo, che fanno della spinta innovativa e del contributo ovviamente dei giovani, un modello vincente, ma anche l'etica, quindi intesa come un po' un fair play sociale, una propensione a rispettare le regole del gioco, della macchina sociale che in Italia forse manca. Si sa che in Italia si scrive molto, si legge poco, pochissimo, e quindi diciamo il successo, comunque la diffusione di un libro, soprattutto scritto da un giovane, insomma non è cosa facile. E poi anche le recensioni in importanti organi di stampa nazionale. Sì, appunto da questo punto di vista sono rimasto abbastanza colpito anch'io, nel senso che quotidiani nazionali che si sono occupati del mio libro è il segno che evidentemente ha riempito un po' un vuoto, cioè questo contributo critico dei giovani che evidentemente mancava, e quando si sente un vuoto, diciamo che chi sa riempirlo poi in qualche modo viene premiato perché il mercato richiede quel tipo di prodotto, in questo caso anche proprio quel tipo di cultura che viene proposta.